Una corretta fertilizzazione si basa sulla distribuzione del concime alla dose voluta in ogni punto dell'appezzamento. Le innovazioni disponibili relative alla fertilizzazione sono i metodi per ottenere da un lato un'elevata uniformità di distribuzione, dall'altro il ratio variabile. Per la corretta taratura degli spandi concimi è necessario prima di tutto determinare il diagramma di distribuzione del fertilizzante. La forma di questo diagramma dipende dalle caratteristiche della macchina e dipende dalle caratteristiche del concime. È importante per l'operatore determinare tale diagramma di distribuzione con tarature ufficiali. Queste possono avvenire anche in campo per un'assistenza diretta. Ogni spandiconcime andrebbe verificato periodicamente per garantirne anche ufficialmente l'efficienza. È possibile controllare e regolare la larghezza di lavoro, cioè la distanza fra un passaggio e quello contiguo. Anche questa determinazione è indispensabile per garantire l'uniformità di fertilizzazione. In pratica si tratta di individuare la giusta sovrapposizione fra i diagrammi di distribuzione contigui. Per la determinazione del flusso di concime in uscita sono disponibili spandiconcime dotati di un sistema di pesatura autonomo ad elevato frequenza di lettura, oppure ci sono sistemi di rilevamento della pressione idraulica di azionamento dei dischi. Al fine di ridurre i tempi necessari per la regolazione degli spandiconcime, è disponibile una recente attrezzatura in grado di determinare automaticamente le principali caratteristiche fisiche e meccaniche dei concimi minerali da distribuire e di consentire in tempo reale l'autotaratura del sistema di distribuzione. I dispositivi sono posti al di sopra dei dischi di distribuzione e permettono di determinare la traiettoria e la velocità di lancio del concime per mezzo di sistemi di lettura di immagini. Con l'avvento dell'agricoltura di precisione sono state sviluppate macchine in grado di effettuare una distribuzione a ratio variabile. Si supera qui il concetto di uniformità di distribuzione e invece si punta a dosi che varino in funzione delle specifiche esigenze delle colture nei diversi punti dell'appezzamento. Per la concimazione in copertura si deve disporre di indicazioni agronomiche relative al fabbisogno di azoto, determinate con sensori ottici sensibili alle diverse bande di riflettanza della luce, e poi calcolare indicatori vegetazionali. Il sistema può essere implementato con informazioni sui vincoli legislativi di applicazione dell'azoto o sulla presenza di fasce di rispetto. La diffusione della tecnologia ISOBUS rende possibile la comunicazione tra lo spandiconcime, la trattrice e il sistema informatico aziendale. Risulta così possibile una rapida trasmissione dei dati dal sistema informatico alle macchine e viceversa. Questo permette di conoscere in tempo reale la quantità di elementi nutritivi forniti ad ogni singola subarea dell'appezzamento, ma anche di tracciare e programmare la fertilizzazione degli anni a venire.